Inaugurata nella cappella del Seminario Vescovile, la mostra di crocifissi dal tema Signum Crucis tra passato e contemporaneità. Un'iniziativa voluta dal Museo Diocesano è inserita tra gli appuntamenti delle celebrazioni del decimo anniversario dell'ordinazione episcopale del Vescovo Monsignor Mario Russotto. A precedere il taglio del nastro, un convegno nella sala del Museo Diocesano Monsignor Speciale, che ha visto come relatori padre Alfonso Incardona, rettore del seminario, e Aurelia Speziale, esperta di storia dell'arte. La mostra resterà allestita sino al prossimo 8 ottobre e sarà aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 12.30 e 30, dalle 16 alle ore 20. Oggi eh, con eh, grande gioia inauguriamo questa mostra di crocifissi proprio in onore del nostro vescovo nel decennale di consacrazione, della sua, del, di consacrazione episcopale. E siamo contenti di poterlo fare per, eh, come segno di gratitudine al nostro vescovo per quello che lui fa per noi. Sono dei crocifissi che abbiamo prelevato dalle, da alcune parrocchie. Ringrazio i parroci che ce l'hanno messi a disposizione questi crocifissi per poter allestire la mostra. Ma c'è qualche cosa che proviene da qualche famiglia. Il Museo Diocesano ha voluto accogliere l'iniziativa che ha proposto l'Associazione Nazionale Musei Diocesani Italiana, che ha voluto celebrare con tante mostre nel territorio sulle croci, ha voluto celebrare il 1700 anniversario dell'editto di Costantino. Questa bella ricorrenza eh, si sposa benissimo con i dieci anni di ordinazione episcopale del nostro vescovo, per cui i festeggiamenti oggi saranno duplici. Eh, io eh, farò un'introduzione non tanto sulle croci messe in mostra che il visitatore potrà osservare, sono delle croci bellissime provenienti da tutto il territorio della, della diocesi: i materiali anche più diversi perché c'è l'argento, l'avorio, il legno. Eh, io però vorrò eh, puntualizzare l'attenzione su come l'iconografia della croce nel tempo si è trasformata arrivando alle croci della contemporaneità. Eh, noi abbiamo in fondo al corridoio del Museo Diocesano un Gesù Cristo contemporaneo un croce del Maestro Ernesto Lamagna e il nostro percorso storico si concluderà lì eh, facendo comprendere al visitatore come è cambiata l'iconografia del Cristo, ma la nostra riflessione di fronte alla croce deve, eh, deve essere sempre più profonda, deve essere sempre eh, più eh, attenta a tutti i valori che la croce porta, valori che non, sono imprescindibili, non solo eh, per il credente che ovviamente nel Cristo crocifisso vede il riferimento alla vita di Gesù, ma anche per colui che vive all'interno di questo nostro territorio e che di questa cultura si sicuramente si è imbevuto.